Continuiamo il nostro ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù e come penso che ormai ricordiamo, anche se abbiamo fatto una piccola pausa di una settimana per chi segue le dirette, stiamo trattando del vizio capitale dell'avarizia, che è il secondo vizio preso in considerazione dopo la superbia, in ordine gerarchico è il secondo dopo il vizio capitale della superbia, e l'abbiamo trattato subito dopo la virtù cardinale, la virtù, scusate, teologale della speranza, e la volta scorsa ne abbiamo introdotto abbastanza ampiamente la tematica, non soltanto con i riferimenti biblici, ma anche vedendo in particolare come San Tommaso d'Aquino vede questo vizio capitale. Ecco, ricordo che cerchiamo di seguire nell'esposizione, ricordo un'altra volta, ecco, lo schema di San Tommaso d'Aquino, in quanto, come sempre, molto ordinato e anche molto preciso, e più che altro perché tratta bene non soltanto il vizio in sé, ma anche quelle che lui chiama spesso le figlie. Questa sera parleremo appunto delle figlie dell'avarizia, cioè tutta quanta una serie di ulteriori comportamenti o ulteriori vizi che appunto discendono dal capo. Questi si chiamano vizi capitali, cioè in presenza di quel vizio ordinariamente si trovano anche questi comportamenti collegati, dipendenti, connessi. Chiaramente è un ambito di approfondimento, a mio avviso, molto molto interessante. Perché ci aiuta anche a fare chiarezza, a fare verità sia in noi che fuori di noi. Ovviamente è sempre molto più importante che facciamo tesoro di queste informazioni per crescere spiritualmente noi che non per andare a guardare anche in casa altrui. Però c'è anche indubbiamente questa dimensione. Allora, quindi anche l'avarizia, come già abbiamo visto con la superbia, ha anche questa, secondo l'Aquinate, sette figlie che vedremo appunto questa sera. Prima le elenco e poi le cercheremo di focalizzare nel dettaglio. Le figlie dell'avarizia sono la durezza di cuore, l'inquietudine, la violenza, la bugia, lo spergiuro, la frode e il tradimento. Brutto panorama. Bene, proviamo a vedere appunto nel dettaglio questi tossici frutti di questa mala pianta che appunto è la superbia. Allora, l'avaro è anzitutto un uomo dal cuore indurito, come ricorderemo. Abbiamo già visto, dal punto di vista della Sacra Scrittura, gli episodi sia del ricco cattivo e del povero Lazzaro che quello dello stolto accaparratore e accumulatore di beni, ecco, che manifestano in maniera emblematica, allampante, chiara, lo stato di profonda durezza di quegli uomini, in particolare l'episodio del ricco pulone. San Luca indugia, dice, perfino i cani andavano a leccare le piaghe di questo poveraccio che era seduto sotto la mensa del ricco, bramoso di sfamarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del gaudente, insomma, no? Quindi sono delle scene abbastanza crude, però diffuse. Io, se posso, come dire, permettermi di raccontare un'esperienza personale, credo di averlo fatto in qualche altra circostanza. Moltissimi anni fa mi capitò di andare un tempo, ero ancora seminarista, diciamo così, per un'esperienza simil missionaria,
un paese molto povero dell'America Latina. Lì alcune cose si toccano proprio con mano, no? E non è possibile non farsi alcune domande. Cioè, io lì ho visto amici miei, stavo in una città che è La Paz, penso che tutti sappiate che è la capitale di nazione più alta del mondo, a oltre 4.000 metri di altezza, quindi sulla cordigliera delle Ande. Faceva un freddo, insomma, non indifferente a 4.000 metri, cioè ci sono anche dei problemi non indifferenti di respirazione, e riscaldamenti, almeno i posti che ho frequentato io, inesistenti. Quindi io mi ricordo la notte dormivo con sette, dicono sì, sette coperte da morire. E che succede? Io ho visto con gli occhi miei, insomma, ragazzini girare con pantaloncini e canottiera vicini ad un asino, in spagnolo si chiama il burrito, che era ridotto a pelle e ossa, cioè faceva la reclame per, che ne so, riduzione a distanza dei paesi del quarto mondo. Veramente io non ho mai visto un animale ridotto in quelle condizioni. Si contavano le costole e le ossa. Quindi con questo freddo boia, e dico, ma questi come fanno a stare così? Gli scenari, insomma, che sono un po' mitici, no? Descritti nei film, nelle saghe, a volte anche nei telegiornali, cioè dentro questo contesto, le case dei cosiddetti latifondisti. A me il pensiero viene, cioè non è che si tratta di giudicare le singole persone, no? Perché penso che tutti noi, quando ci rimane un, non so, un briciolo di coscienza, di umanità, io dico, ma questi come fanno a campare così? Cioè come fanno a dormire la notte? Cioè tu esci di casa, ti vedi una scena di questo genere e tu sai come campi tu, no? Macchinone, casa, villa megagalattica, insomma. E che pensi? Che ti dice la testa? Come fai a campare? Soprattutto, come fai a dormire tranquillo? Come fai a rimanere sereno? Come fai a rimanere in pace? La durezza del cuore. Penso che molti di voi conoscano il celebre aneddoto di Sant'Antonio da Padova, che alla morte di un celebre avaro del suo tempo, qui Sant'Antonio da Padova, ci sono delle prediche contro l'avarizia che fanno veramente tremare i muri. Morì un celebre avaro del suo tempo, e lui, per mostrare, diciamo così, la gravità di questo vizio, ovviamente con il Signore che a fianco a lui confermò con un segno non indifferente quello che lui dice: provate ad aprire il petto, non troverete il cuore dentro il corpo di questo povero disgraziato, ma troverete il cuore nella cassaforte a fianco alle sue monete, perché quelle lui ha amato. Sta di fatto che fecero questo macabro processo preautoptico, quindi forme primordiali di singolare autopsia, il cuore non lo trovavano, e effettivamente il cuore di quest'uomo stava dentro la cassaforte, dentro un forziere pieno di monete. L'avaro generalmente è un uomo dal cuore duro. È vero che molte volte i cosiddetti, come ci sono i falsi poveri, no? Un parroco sa bene queste cose. Bisogna fare attenzione, ci sono persone che fanno, diciamo così, dell'accattonaggio organizzato, quindi studiato con intelletto, una forma di vita. Non soltanto alcune particolari forme di vita organizzata, ma anche alcuni singoli. I parroci queste cose lo sanno benissimo. Ci sono persone che non sempre, per difficoltà oggettive, nel senso di mancato reperimento di una fonte di reddito adeguata, proprio perché ne fanno un mestiere.
Quindi fanno il giro per andare ad accaparrare o a appunto prendere, sfruttando a volte la buona fede, i soldi al prossimo. Vi potrei raccontare anche qui tanti episodi della mia vita pastorale, abbastanza emblematici. Preferisco non dilungarmi eccessivamente, però questo è certamente. Allora, l'avaro cosa fa? Dice: no, vai a lavorare, io non ti do niente perché devi andare a lavorare. Questa è una cosa che molte volte si sente dire. In qualche caso certamente può essere vero, per carità, però ci sono delle situazioni che sono palesemente caratterizzate da una forte indigenza e da una ingiusta anche privazione dei mezzi basilari di sostentamento di qualche fratello e qualche sorella, e questo bisogna aiutarlo. Però spesso e volentieri l'avaro ha un cuore talmente duro come quello evangelico del ricco Epulone che non si muove a compassione. Ora, queste gravissime forme di insensibilità sono formalmente e gravemente contrarie alla carità, alla compassione e alla misericordia. E quando si riscontrano in queste forme, a meno che non ci siano delle situazioni soggettive che in qualche modo attenuino la responsabilità dell'avaro, però sono severamente punite, dalla divina giustizia. Non è possibile. L'insensibilità e la durezza del cuore verso la necessità altrui, ricordate, no? San Giacomo Apostolo, anche parole di fuoco nella sua lettera, dice: sentite un po' a voi giovanotti cristiani, ma se viene una vostra riunione uno che è più del necessario e voi gli dite: bene, accomodati, state al posto tuo e poi arrivederci, dice, ma stiamo scherzando? Dico, voi state a posto con la coscienza, agite in questo modo. Ecco, quindi pronuncia parole di fuoco. Anche il profeta Amos, rimanendo nella Sacra Scrittura, se uno lo va a leggere, c'ha delle parole di fuoco, ecco, contro le situazioni di, come dire, gravissima ingiustizia sociale che appunto possano toccare delle punte che gridano vendetta a cospetto di Dio. Vedremo anche questa sera, se Dio vuole, qualche cenno a questo. Ora, chi è attaccato alle ricchezze e avido di esse, secondo punto, oltre che duro di cuore, è anche sempre inquieto, non trova pace. Sembra paradossale, no? Scusa, ma uno ha tante ricchezze, c'è tante cose, può stare tranquillo, sta sicuro, sta al riparo da eventuali problemi, perché se capita un guaio sa dove andare a attingere. Dovrebbe quindi essere sereno, quieto e nella pace, ma no, l'avaro tutto è meno che questo. Anzitutto, perché passa il tempo a studiare i modi per accrescere il patrimonio, farlo fruttificare, procurarsi nuove fonti di introiti e guadagni. Penso che non stupisca nessuno, dicendo che ci sono persone, a me risulta, che fanno investimenti spregiudicati, passano le giornate davanti al computer a controllare gli andamenti dei titoli, pieni di patemi, perché quando uno fa un investimento a rischio, ti può andare bene, ti può andare male, se ti va male perdi anche il capitale, patemi per eventuali ribassi, per la perdita di interi capitali. Sappiamo, no? Prima che ci fossero le condizioni attuali che hanno fatto scomparire tutti i problemi del mondo. Non si parla più di terrorismo, non si parla più di. Vi ricordate lo spread? Una volta, fino a 2 o 3 anni fa, c'era lo spauracchio dello spread. Adesso non c'è più niente. Un problema grande degli anni passati, che
che ha causato tante difficoltà, penso che lo sappiamo, era che praticamente la finanza aveva preso il posto dell'economia, o meglio, aveva causato i crolli dell'economia, no? Perché sapete che la finanza sono le speculazioni che si fanno finalizzate semplicemente ad accrescere soldi attraverso giri di operazioni appunto speculative, fatte con i titoli, con gli investimenti, con le azioni, con le vendite, quindi non con l'economia reale, che l'economia reale è la produzione della ricchezza sulla base del lavoro e quindi sulla base di un'attività redditizia, produttiva di un popolo, no? I ricchi sono assolutamente immersi fino al collo, specialmente i ricchi contemporanei, in questo sistema, no? Sono giochi, sono meccanismi speculativi, ma non so chi di voi è attrezzato, insomma, ma quando queste cose funzionano, tu ti puoi trovare un patrimonio decuplicato nel giro di pochissimo tempo, ovviamente un patrimonio finanziario decuplicato. Però se ti va male, ti trovi rovinato, quindi lavoro però è inquieto, non solo per questo, quindi perché sta sempre a industriarsi, a fa come faccio ad aumentare ancora di più, e il pericolo che qualche operazione possa andare storta. Non solo questo. Oltre ai crack finanziari, ci possono essere i ladri, molto, molto più feriali, molto più antichi, e quindi le case o blindate, diventano come Alcatraz, quindi sistemi di allarmi sofisticatissimi, bunker, diventano mezzi bunker, cancelli, mura, inferriate, ci manca solo il filo spinato, ci mancano. Quindi con buona pace della quiete, della tranquillità del cuore, quindi la paura di perdere il patrimonio. La paura di vederlo andare in fumo. Gli avari sono anche violenti, terza figlia dell'avarizia, nel senso che non soltanto la violenza fisica, però pensiamo, no? Cioè, provate a pensare alle forme di grossa criminalità organizzata, ci hanno fatto anche una montagna adesso perché dilagano queste cose di serie TV. Quando si tratta di questi argomenti, sinceramente non sono programmi molto visionabili, insomma, perché il tasso di realismo con cui oggi li realizzano, quindi con violenze abbastanza esplicite, efferate, linguaggio abbastanza turpe e anche altro, ahimè, le rendono difficilmente vedibili a chi vuole, insomma, conservare un minimo, insomma, di serenità e di pace del cuore, non temere di offendere il Signore, no? Però di fatto, in tutte le forme di criminalità, anche profondamente organizzata, ma che cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro la mafia, dietro la camorra, dietro il narcotraffico? Sto parlando insomma delle realtà più, dietro la mafia russa, dietro la Sacra Corona Unita, dietro l'Ndrangheta. Che cosa c'è? Fame immensa, anzitutto di soldi e poi di potere. A Napoli dicono cummannà, chi cummanna. La superbia, emergere, e i soldi, i soldi, i soldi, i soldi, i soldi, i soldi. Quindi l'avaro è violento, insomma, quelli per i soldi fanno delle cose veramente allucinanti, no? Ma anche qua, cioè, voi pensate per esempio al fenomeno dello spaccio della droga. Ma io dico, ma come si fa? Tu fai un sacco di soldi con quella roba lì, ma non ce l'hai più la coscienza. Dico, ma tu non lo sai che per fare questa cosa qui c'è gente che morirà, famiglie che saranno ridotte sul lastrico, insomma. Quindi per forza che l'amaro, che l'amaro è anche fisicamente violento, quindi per queste cose si commettono omicidi,
regolamenti di conti, risse, percosse. Però esistono anche delle forme di violenza quando non si è, come dire, a questi livelli, quindi quando non si sta proprio nel mondo della criminalità organizzata, finalizzata a crescimento in maniera, come esponenziale, sfacciata, diciamo così, dei patrimoni individuali o familiari. Quindi quando non ci fosse anche però la violenza fisica, gli avari sono spavaldi, spregiudicati nei modi, quindi non c'è una violenza fisica, ma comportamentale o verbale. Pensate alle persone che prevaricano e quindi calpestano il prossimo, quindi sgomitano per fare carriera, per salire in alto nei posti non soltanto di potere, ma nei posti dove si possono guadagnare di più. Pensiamo. Abbiamo citato Amos, a chi per questo calpesta o opprime i poveri o, quindi abusando di tante cose, priva del giusto salario gli operai. Sono tante purtroppo le situazioni, e anche a me queste risultano, anche a livello pastorale, ma non solo, anche dai ricordi della vita che ho fatto prima di diventare sacerdote, comprese nella piccola parentesi professionale. Cioè, un datore di lavoro, se qualcuno mi ascolta, cerchi di pensarci, non può far fare la propria banca ai dipendenti, cioè non possono pagare il dipendente perché magari dice non ce l'ho, ti pago il mese prossimo. Eh no, figlio mio. Perché privare o dilazionare ingiustamente la giusta mercé degli operai è uno dei peccati che gridano vendetta con spettro di Dio insieme all'oppressione dei poveri. Un po' di catechismo noi dobbiamo ricordarlo, eh? Ci sono quattro peccati che gridano al cospetto di Dio: l'omicidio volontario, e tra essi rientra l'aborto, il peccato impuro contro natura, ma anche l'oppressione dei poveri e la frode della giusta mercé agli operai. Guai a chi commette cose di questo genere, eh? Quindi che gridano vendetta al cospetto di Dio, vuol dire che proprio che il significato stesso della parola, ci sono i salmi imprecatori, Dio che fa giustizia, Signore, Dio che fa giustizia, mostrati, chi fa queste cose attira su di sé veramente una vera e propria maledizione, un vero e proprio castigo divino. Non si fanno queste cose qui. Già è grave non aiutare, non scendere in soccorso della povera gente, così come si dice, no? Figuriamoci quando la si opprime o la si tratta ingiustamente. Pensiamo anche, insomma, no? Alle situazioni bruttissime, come dire, da sciacalli quasi, no? Quindi di chi abusa e rincara i prezzi nei periodi, diciamo così, di depressione, e soprattutto delle materie prime o dei fabbisogni primari. Non si possono fare queste cose, eh? Ora, l'avaro è anche un prepotente. La violenza si estrinseca anche nella prepotenza o nella litigiosità, e quindi gli avari spesso e volentieri sono pronti ad ingrassare i ruoli delle almeno un tempo congestionate cause civili. Adesso non lo so se anche questo problema sia svanito nel nulla, insomma, però ricordo che fino a qualche tempo fa io di questo ne fui testimone, le cause civili, per esempio, erano completamente congestionate. Io ricordo, ormai passati quasi 30 anni, poco meno, ma nella mia breve esperienza di lavoro, tu andavi a fare un'udienza,
prossima udienza, almeno se te la dava a un anno di distanza, potevi ritenerti fortunato, cioè un primo grado per avere una sentenza civile per questioni patrimoniali di primo grado, potevi ritenerti fortunato se ci mettevi 10 anni, insomma, no? A volte, cioè io ragazzi, vi dico, scene allucinanti, cioè, conosco, sono successe situazioni, ne sono venuto a conoscenza, veramente di atteggiamenti proprio gretti. Io dico queste cose anche per aiutare chi ascolta proprio a suscitargli nel cuore proprio un ribrezzo per queste cose, in modo tale che si abbiano atteggiamenti contrari, no? Perché è veramente brutto. Cioè, l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Cioè, io so di storie, per esempio, avete visto, no? Quando muore qualcuno, divisioni ereditarie, amministrazione di patrimoni da parte di... Cioè, ma si può mandare una rendicontazione patrimoniale? Cosa che molti anni fa mi fu raccontata. Allora, numero 4, fogli A4 utilizzati per le fotocopie per il rendiconto patrimoniale. Allora, 5, un centesimo a foglio, totale 4 centesimi. Numero 24, stampe con stampante a getto d'inchiostro o a stampante a toner, quindi calcolo forfettario del toner impiegato 10 centesimi. Sono cose successe, d'accordo? Ma noi capiamo cioè i figli di Dio, sotto questo punto di vista, ripeto, se possibile hanno uno stile di vita sobrio, tendente alla povertà, quantomeno a quella povertà che tutti quanti possiamo vivere, quindi evitando gli sprechi, avendo comunque uno stile di vita sobrio, dando parte almeno dei nostri beni a chi è privo del necessario e senza mai indulgere al lusso sfrenato o cose di questo genere, no? Quindi i figli di Dio hanno questo stile. Quelli che sono un pochino più, per provvidenza o per grazia di Dio, facoltosi, largheggiano, come si legge nel Nuovo Testamento. Danno con gioia, tra l'altro. Ecco, consapevoli che il Signore gli ha dato quei beni, perché questo è per noi figli di Dio, perché li amministrino a beneficio, con intelligenza certamente, ma di chi ha avuto meno grazie sotto il punto di vista del possesso di beni materiali, di denaro, di loro. Noi di questo ne siamo perfettamente consapevoli. Se uno legge gli scritti di Maria Valtorta, il Gesù di Maria Valtorta, noi ci immaginiamo Gesù povero, e non solo che Gesù era povero, Gesù era poverissimo, ma era poverissimo perché voleva mantenersi tale, perché gli sono passati fiumi di soldi tra le mani, ma gli passavano come quelle che si chiamano le partite di giro, perché gli arrivavano e lui, il suo pensiero era: diamo a chi possiamo darli, come possiamo distribuirli per togliere qualche lacrima da qualche viso e per fare felice qualcuno. Ora, gli avari sono anche bugiardi, quarta figlia dell'avarizia. Per esempio, pensiamo, no? A tutto quanto il campo delle frodi nel commercio, ma non solo nel commercio, no? Le frodi, quindi il gonfiare prezzi, per esempio, o vendere qualche cosa che sappiamo essere difettato, quindi che non dovrebbe essere venduto, ma chi se ne importa, speriamo che non se ne accorge, e se se ne dovesse accorgere, amen. Sono cose che frequenti. Pensiamo anche qui, mi dispiace che questa sera faccio continuamente riferimenti, però le frodi assicurative. Cioè,
Ma le assicurazioni sono esose, quindi bisogna fargliela pagare. Le frodi assicurative non si possono fare. Se hai avuto un sinistro o un danno, ti prendi il risarcimento giusto, però attenzione che quando ci sono di mezzo i soldi, la giustizia, quindi la virtù cardinale della giustizia, va, come a suo tempo vedremo, va applicata con estremo rigore. Se qualcuno interessa, su questo fare bene un esame di coscienza, io ricordo, per chi ci crede, lessi negli scritti di Maria Simma, a proposito della giustizia di Dio, che quando ci troviamo dall'altra parte, noi dobbiamo arrivarci senza poterci far dire dall'Altissimo che un solo centesimo del nostro patrimonio non sia stato acquisito in maniera legittima, cioè col lavoro, per successione ereditaria, per donazioni o atti di liberalità ricevute, e basta. E basta. Il resto, se c'è il resto, dobbiamo fare in modo di darlo prima della morte. Vi prego, figli miei cari, io vi dico queste cose, insomma, da sacerdote, no? Altra cosa che diceva Maria Simma, riguardante le messe, no? Così capiamo anche un pochino cos'è la giustizia di Dio. Una persona che per 40 anni non è andata a messa, quando si presenterà, se si pente, certamente è il perdono di Dio, ma quando si presenterà davanti al Signore, avrà un'espiazione equivalente alle 40 messe perdute. A meno che la persona non ci arrivi da sola, sia intelligente, e ripari, ho mancato 40 messe domenicali in vita mia. Bene, andrò 40 volte a messa nei giorni feriali. Arrivaci da solo. Quindi c'è la bugia. Oh, la bugia che delle volte, prosegue San Tommaso, quinta figlia, assume la forma dello spergiuro, cioè non semplicemente mentire, ma chiamare Dio a testimonianza della menzogna. Oggi, nel nostro mondo fortemente scristianizzato e laicizzato, lo spergiuro sicuramente appare, almeno credo, a quello che posso vedere, una fattispecie meno frequente. Ecco, però San Tommaso e con lui tanti santi padri della Chiesa individuano anche questa forma particolare di malizia dell'avaro, che pur di acquistare beni altrui non si fermava nemmeno dinanzi alla gravissima offesa del santo nome di Dio perpetrata con il falso giuramento. Ecco, abbiamo già accennato a proposito della bugia, della frode. Ecco, la frode oggi si nutre anche, come tutti sappiamo, del supporto e dell'alimento ghiottissimo della rete. Attenzione, se mi posso permettere, insomma, quando arrivano messaggi, link, oh guarda che c'è quel premio, oh guarda che c'è da ritirare quel pacco, oppure a me ogni tanto arrivano mail, non so come arrivano, chi le scrive, sai, io ho ricevuto in eredità, no, sono una persona anziana, tra poco morirò. Devo lasciare un immenso patrimonio in eredità, allora ti ho scelto a te perché tu possa poi distribuirle ai poveri, ti darò, 10 milioni di euro, basta che tu però mi scrivi le tue generalità e eventualmente poi mi ricontatti. Non bisogna mai dare seguito a stupidaggini del genere, no? Perché quindi stiamo attenti a non cadere nelle maglie sempre nuovi e sofisticati marchingegni escogitati da gente avida e senza scrupoli. Ecco, quindi attenzione. Infine, l'avaro è anche un traditore. Traditore. C'è bisogno di. Guardate che Giuda Iscariota è arrivato a fare quello che ha fatto anche per soldi, perché Gesù lo ha venduto, non lo ha semplicemente consegnato. E
prezzo abbastanza irrisorio, insomma, 30 denari. Sapete che il denaro era l'equivalente di una giornata di lavoro, quindi 30 denari vuol dire lo stipendio di un operaio. Quindi Gesù lo ha stimato quanto prenderanno stimare. Oggi ho fatto un calcolo, più o meno un denaro potevano essere l'equivalente di 50 euro, pagamento di una giornata di un lavoro di chi lavora, appunto, che fa un lavoro umile, l'operaio. Ma 50 euro per 30, quindi 30 denari, fa 1.500 euro. Tutto qua per il figlio di Dio. È un po' pochino. È certo che dietro Giuda non c'era soltanto l'attaccamento al denaro, c'era anche molto altro dietro il suo tradimento. Ma c'è stato anche questo, cioè soprattutto San Giovanni non dissimula questa cosa, no? Nella famosa unzione di Betania, Giuda rimprovera Maria Maddalena che aveva rotto quella cosa. Dice: ah, potevamo venderla per darlo ai poveri. E San Giovanni dice: questo lui lo disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché teneva la cassa e dalla cassa ogni tanto andava ad attingere proditoriamente, insomma, senza nessun permesso. Che dire, Giuda è solo uno dei tanti esempi dell'indurimento, quindi dell'epilogo tragico a cui può portare questo bruttissimo vizio. Io vorrei, a conclusione, figlioli miei cari, insomma, instillare questa nostra vigilanza piena. Guardate, ripeto, tutti pensano di essere staccati dai soldi, quasi tutti. Quasi nessuno pensa di avere problemi con essi, però la dimostrazione di questo te la devi dare a te stesso, anzitutto. E più uno sala, diciamo così, il proprio denaro, quindi lo dà, perché mettersi le mani nel portafoglio è sempre un gesto ascetico, non indifferente. Ricordiamo che l'elemosina, io lo ricordo, no? È una delle tre opere penitenziali. Quindi le opere penitenziali vuol dire che ci costano, e l'elemosina costa assai. Allora, non aspettiamo che i sacerdoti ce li diano come penitenze sacramentali, facciamole di nostra spontanea volontà. E attenzione, oggi questa catechesi che accade nella festa di Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate era benestante, benestante assai. Divenne quello che è perché andò in chiesa un giorno, sentì il Vangelo del giovane ricco, che è proprio un altro emblematico caso di attaccamento indebito al denaro. È solo che, a differenza del giovane ricco, lui ha messo tutto in pratica, si è venduto tutto, è andato a fare l'eremita, il padre del deserto, è diventato il padre del monachesimo, ecco, anche se in realtà il monachesimo deve molto alla figura meno nota, ma importante anche per Sant'Antonio, di San Paolo, eremita, non San Paolo Apostolo, che fu principio ispiratore di Sant'Antonio stesso, un punto di riferimento, un maestro per lui. Allora, più siamo larghi e meglio è. Anche perché ricordiamo sempre, credo di averlo già detto, forse nella puntata precedente, abbiate pazienza, è passato un po' di tempo, l'unico modo per portarsi un po' di soldi dall'altra parte, perché come tutti quanti sappiamo le bare non c'hanno le tasche. Ma se noi moriamo con patrimoni cospicui che lasciamo, sappiamo di lasciare semplicemente guerra tra i nostri eredi. Uso plurale, insomma, maiestatis, perché io non è il caso, non ho né grandi patrimoni né eredi, quindi problema come risolvo. Però dobbiamo fare attenzione
E attenzione, un'altra cosa, uno potrebbe dire, ma io ho delle risorse limitate, quindi che cosa posso dare? C'è l'episodio della vedova del Vangelo di Luca. Quella ha dato niente, due spiccioli, ma quel giorno non ha mangiato, ha fatto digiuno. Per amore del Signore, tra l'altro, dato nemmeno ai poveri, ma ha dato al tesoro del Tempio. Quindi, comprendiamo, ecco, che la scarsità di beni materiali non è una buona, scusa per sentirsi esonerati dal fare l'elemosina. Certamente una persona che deve stare attenta anche a mini particolari, per lei magari se riesce a dare 20 euro al mese, 10 euro faccio dire la messa per un caro defunto e 10 euro le do ai poveri. Quelli sono l'equivalente di 200 milioni di euro dati da uno dei grandi magnati della terra. Ecco, quindi, ma il Signore non guarda l'intensità e la grandezza del dono, guarda quanto quel dono sia grande in relazione alle facoltà di chi le possiede. Cioè, se un riccone trova un povero per strada e gli dà 5 euro, il gesto, certamente Dio anche un bicchiere d'acqua ricompensa, ma quello veramente 5 euro non gli fanno proprio niente. Se quei 5 euro li sborsa una persona che campa di stipendio, non sa come arrivare alla fine del mese, ci arriva con l'acqua alla gola, capiamo la ricompensa da grande da parte del cielo, no? Quindi elemosina innanzitutto, liberalità, generosità. San Paolo dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, con gioia. Quindi viviamo, è bellissimo vivere in questo modo, quindi vivere questo distacco reale. E attenzione, ricordatevi, io anche qui parlo per esperienza, chi è distaccato, quindi chi sa dare, state tranquilli che non gli mancherà mai nulla. Neanche in questi nostri contesti complicati, dove c'è chi, come tutti quanti sappiamo, ha il lavoro a rischio, perde il lavoro. E poi come faccio? E poi la provvidenza, se tu, specialmente su questo argomento, hai cercato di seguire la Divina Volontà, ma ti pare che la provvidenza ti lascia privo di ciò che è necessario? C'è il Vangelo, no? Guardate i grilli del cielo, guardate, scusate, i grilli del cielo non proprio. Guardate gli uccelli del cielo e i gigli del campo, quelli non filano e non mietono, questi non tessono, ma il Padre nostro alimenta i primi e veste con delle vesti che nemmeno Salomone ce l'aveva di così belle, i secondi. Ecco, quindi i vizi, per essere vinti, vanno mortificati, vanno sradicati. Come? Così. Teniamo subito presente questi grandi principi ascetici. Con l'agere contra. Sento un attaccamento, dai. L'elemosina è la virtù che serve a tenere a freno l'avarizia. Ricordiamo sempre una cosa: per nessuno dei vizi capitali ci venga mai in mente di dire ah, io questo no. Perché purtroppo. Purtroppo, ma almeno in una forma incipiente, i sette vizi capitali, ahimè, ce li abbiamo tutti, perché sono eredità che noi riceviamo e non ci possiamo fare niente, ce li ritroviamo addosso come parassiti, come tarli, possiamo e dobbiamo semplicemente lottare attraverso l'ascetica per liberarcene. Uno strumento formidabile di lotta e di vittoria, ripeto, è quello che i santi e i classici chiamavano l'agere contra. Chi contrasta, ecco, con atti contrari, la violenza e l'insorgere del vizio, lo domina e poi lo vince e con l'aiuto di Dio a volte riesce anche a sradicarlo, quindi a renderlo,
inattivo, fermo restando che fino a quando siamo in questo mondo dobbiamo sempre mantenere le antenne elevate, perché chi crede di stare in piedi, è stato anche scritto, badi di non cadere. Da un momento all'altro possiamo sempre rischiare di cadere. Bene, la prossima volta cominciamo la virtù teologale della carità, che vi dico subito, troveremo decantata, uno dei passi più belli dell'Antico Testamento, nella liturgia della parola del prossimo 30 gennaio. Lo dico sempre a chi segue ci sarà proprio la seconda lettura del primo Corinzi 13. Ecco, se uno volesse farsi un regalo, dice: mi preparo alla prossima catechesi perché mi piace sentirla. Primo Corinzi 13, leggetelo da solo, i 12 attributi della carità. Se li volessimo, basterebbe soltanto che prenda dalla libreria la pratica di amare Gesù Cristo, staremmo almeno altri 3 mesi minimo solo a parlare della virtù cardinale, della virtù teologale, scusate, della carità. Cominceremo dalla prossima volta. Intanto io vi saluto, come sempre, dandovi la mia benedizione e dandovi appuntamento alla prossima puntata.